Buongiorno, buongiorno amici, siamo qua con il grande Gambetti, con la moto del grande Mattia. Ieri è cominciata anche quella mitica competizione che è la Cavara Cup. Sono state le prime due gare bellissime. La seconda la caricheremo sul canale prossimamente. Sono state due gran belle gare. La cosa assurda è che né io né Mattia ci siamo perché i partecipanti vengono estratti casualmente, quindi io e lui non ci siamo e dal momento che devo guidare, visto che non ci sono io, qualcuno. Sto usando Nicolino, mi è venuto fuori casuale, estrazione casuale, ho beccato Nicolino. E devo dire, nel frattempo il coach mi scrive perché ha male a un ginocchio, noi coach ti prendiamo tranquillamente, che ti curiamo, così tu ci paghi, noi ti curiamo. Viviamo un sogno qua. Mattia sta volando via. Oggi Nicolino aveva la riunione con gli avvocati per discutere di mantenimenti, affidamenti, eccetera. Noi nel frattempo siamo qua che giochiamo con Rai 2. Tra un pochino andiamo a cagare e poi facciamo un lavoretto perché dovete sapere che ho anche un fienile molto grande e in questo fienile vorrei fare un minimo di orto barra giardino. E allora, Nicolino, sai cosa voglio fare? Visto che tu mi avevi insomma spiegato che non mi ricordo cosa. Era arrampicante. Praticamente realizzerò anche uno spazio con della frutta e della verdura arrampicante. Ho tutto già predisposto e sono poi alla fine tutte cose che faccio con dei ritagli di legno, vero? E alla fine, dai. Sto diventando solo un po' matto perché tra lavoro e cazzate varie non ho mai troppo tempo per andare a prendere il legno. E visto che intorno qua a casa ci sono tutti quei posti che vendono del legno di merda perché hanno dei prodotti veramente di merda, per trovare il legno buono bisogna girare un po' e il più vicino ce l'ho a una quarantina di chilometri. Quindi sono quelle cose che ci perdo quelle 3 ore tra andare, comprare, farmelo tagliare. Quindi sono un po' indietro, però adesso col fatto anche che magari a livello lavorativo facciamo un po' di selezione, quindi stiamo tagliando della gente inutile, abbiamo un po' più ore e quindi abbiamo un po' più modo di girare, di divertirci. Si vola qua con la moto brutale, non c'è gara, andiamo a mettere con Mattia l'ennesima bandierina andiamo a mettere l'ennesima bandierina quando comincia l'ultimo giro in un meraviglioso album dove il nostro campione sta vincendo sempre di più. Mi piacerebbe finire a Ride 2.
bel gioco. Poi tra l'altro, ecco, qua Mattia mi sembra Pinocchio. Dicevo, per come l'ho visto, è più facile, forse troppo facile, per gli esperti, i maestri di questi giochi, rispetto a Raid 4, Raid 2, forse è troppo facile, però, cioè alla fine. Noi siamo dei giocatori del cassetto, quindi per noi va più che bene. Raid 4 ho provato a farlo, ma faccio fatica, eh. Però, insomma, qualcosa ho visto che si muove nelle ultime gare che ho fatto. Riuscivo a fare anche qualche piazzamento, è difficile però, rispetto a Raid 2 è molto più complicato. Vola, vola Mattia in questo meraviglioso tracciato dove affrontiamo questa serie di curve destra-sinistra, ma ormai è una pura formalità. Abbiamo 13 secondi dal primo inseguitore, secondi che aumenteranno ancora, e andiamo qua a vincere con una bella impennata. Grande Mattia! Così, spettacolo, spettacolo puro. Grandissimo, prima posizione, reputazione totale alle stelle, siamo i primissimi della nostra graduatoria, qua veramente 14 secondi un po', 14 secondi un po'. Andiamo a vedere il classificone. Dopo devo fare anche tre asciugatrici e una lavatrice. Non male, amici. Allora, guarda, mamma mia, stiamo facendo veramente bene. Qua cos'è? Il circuito di Potrero. Beh, questo lo potremmo fare, non è neanche lunghissimo.